sbagliato dal punto di vista comunicativo, perché le cose buone che sono state fatte non sono state sufficientemente comunicate agli elettori, gli elettori che ritengono evidentemente di affidarsi ad altri per risolvere i loro piccoli, grandi problemi quotidiani con i problemi di tutti i giorni. Quindi questo che noi ci dobbiamo rimproverare. Siccome ritengo che il Partito Democratico in questi anni abbia amministrato bene, discretamente bene, ovviamente è sempre tutto perfettibile, in questi anni a vari livelli, a questo punto ritengo che si sia un po' allontanato dalla sua base e dai suoi elettori. Abbia avuto certamente un difetto di comunicazione, perché non è stato in grado, evidentemente, perché il risultato elettorale ci dà torto da questo punto di vista, non è stato in grado di comunicare quello di buono che è stato fatto a livello governativo, a livello nazionale. Abbiamo fatto una serie di misure e di leggi che incidono anche, quindi, come dire, sulla carne viva dei nostri elettori. E poi dall'altra parte abbiamo dei movimenti certamente populistici che in questi mesi di campagna elettorale hanno proposto delle soluzioni che probabilmente, anzi io dico certamente, non riusciranno ad adottare, come il reddito di cittadinanza, che per me, che ho fatto un po' di giri, chiamiamola campagna elettorale, giri sui territori, ho visto che era la motivazione che maggiormente spingeva gli elettori a votare per i movimenti che l'avessero proposta. Quindi questo difetto di comunicazione si è stato pure molto in provincia di Salerno. Abbiamo pensato più a governare, forse, che è quello che probabilmente i partiti dovrebbero fare, anziché smanettare sui social. E probabilmente è un problema, lo risolveremo oppure riteremo di non risolverlo, probabilmente anche questo, riteremo di continuare a governare nei centri che governiamo, così come siamo abituati a fare, dedicando il nostro tempo, sottraendolo agli affetti dei nostri cari, al nostro lavoro che pure avevamo e che abbiamo. Quindi in qualche modo ci sono diversi modi di amministrare, quello di farlo nel segreto delle stanze per cercare di trasformare la realtà, di risolvere i problemi di qualcuno, e poi quello invece di pubblicizzare sui social, su internet e quant'altro, quello che in realtà non si può fare, non si è fatto e non si farà. Però il centrodestra è arrivato secondo quasi dappertutto, il PD, la centrosinistra terzo. E purtroppo è lo scotto che pagano i partiti che governano, perché il Partito Democratico governando ha fatto tanto bene, ma purtroppo ha fatto tanto, non ha fatto tutto quello che probabilmente gli elettori avrebbero voluto, non ha risolto, il PIL è aumentato ma non ha risolto i problemi quotidiani, come dicevo, anche propriamente quelli economici di ciascun elettore, per cui evidentemente in un momento di crisi come quello che c'è stato e che c'è ancora, ma che soprattutto ha gestito nel quinquennio precedente, hanno gestito i governi di centrosinistra, è evidente che poi gli elettori si fanno, come dire, distrarre dalle sirene di quei partiti che propongono, come dicevo, soluzioni che non riusciranno a realizzare. Per cui io mi auguro in qualche modo che questi partiti che hanno proposto, chi la flat tax, chi il reddito di cittadinanza, riescono in qualche modo, lo dovranno fare per forza, a governare, e quindi noi li giudicheremo e gli elettori li giudicheranno per quello che faranno, che riusciranno a fare o che non riusciranno a fare.